Raga, come avevo premesso nel video precedente, adesso proveremo a vedere se c'è qualcuno qui con noi e proveremo a vedere. Potrebbe non succedere niente. Oltre alle mucche. Oltre alle mucche che sono vicine. Quindi, le chiedo gentilmente di sorreggermi questo. Io spengo la mia torcia e ci accingiamo, come di consueto ragazzi, a prendere il K2. Attiviamo il nostro K2. C'è qualcuno qui con noi? C'è qualcuno? Se c'è qualcuno... Se ci sei... Riesci a farmi accendere la... Ma che cavolo? Questa si sta muovendo sola o sbaglio? Tu hai toccata? No, io non l'ho toccata. Riesci a portarmelo al rosso? Vuoi insultarlo un po' magari? No. Non si insulta mai. Perché insultare? Non si fa. Allora, stai più dietro. Così. Lo mettiamo qua. Mettiamo in maniera che sia bello stabile. Io ora mi allontano dallo strumento. Questo sì, sono stato io. Riesci? Ci riesce? Riesci a portarmelo sul rosso? E ti metto una torcia accanto. Riesci adesso a portarmelo al rosso? Magari sfrutta l'energia della torcia? Sai forse dovevamo farlo? Dove c'è stato l'incendio? Potremmo vedere. Sei ancora qui? Niente. Qualcosa c'era però. Esatto, qualcosa ha rilevato di poco. E ti rispiego questa cosa che ti ho fatto allontanare appunto per mantenere anche, tra virgolette, non prende il campo di questo, ma a 2 metri, perché così non andiamo a intaccare, si può dire che sia stato il telefono a farlo. Sì, sì. In un posto del genere dove abbiamo visto che non c'è né più corrente e né acqua, è impossibile che si generi un campo elettromagnetico. Può darsi. No, è impossibile. Ok. È impossibile. Cioè, se stacco la corrente non c'è un campo elettromagnetico. Soprattutto, fai vedere, qua c'è niente. Qualcosa c'era. Adesso, proveremo a vedere giù, ragazzi. Possiamo scendere. Forse sai dove voglio provare? Dove? Dove c'era la poltrona all'ingresso. Ok, sì, così. Lì proveremo. Eccoci, raga. Proveremo qui. Che non lo so, mi ha dato delle vibes particolari. Mi fa da cameraman? Così. Assolutamente. Io la ringrazio. Così. Ora proviamo. Oh no. Si vede? Come si vede con la torcia? Cambia poco. Madonna, sei cavolo. Qui? Allontaniamoci. È qui. Oh cavolo. Vuoi parlare con noi? Mi illumini lo strumento di nuovo, se vuoi parlare? Ok. Sta andando anche sul quarto, sull'arancione mi sembra. Allora, ti dico la verità, un po' me cacco sotto a fa ste cose. Ok. Sei ancora qui con noi? Mi illumini? Lo strumento? Chi ha parlato? Ciao. Mi sono sbrigato. Prendi anche lì. No, vicino, no. Stai, riprendi nel senso... Ok, sì. Come ti chiami? Mike. Come? Puoi ri... È il telefono con le notifiche. Sei solo qui? Non ho capito, sei da solo? Sì. Ok, sei un uomo o sei una donna? Non ho capito, sei un uomo o sei una donna? No, come vedi tu? Me lo devi dire tu. Non lo posso sapere. Ti va di parlare... Oddio. È diventato rosso. Ti stiamo dando fastidio? No. No, ok. Ok. Noi siamo venuti in pace. Non vogliamo dare fastidio. Non ti vogliamo fare del... Madonna. Sono diventato rosso. Anche ci brividi. Non... Raga, fa più freddo. E c'è l'aria che sta entrando... Cioè, fa freddo. Guarda, ma che cavolo?
Cioè, da un momento all'altro ha iniziato a arrivare il vento. Aria fredda. E sei da molto? Sei da molto in questa struttura? Sì. Chi sei a che fare con l'incendio? Eviterei, ha detto sì. Madonna, l'hai arrabbiato mi sa. Ma Madonna. Ci sono venute altre persone a darti fastidio? Qualcun altro ti è venuto a dare fastidio? Cioè, ti infastidisce quando le persone vengono e non chiedono neanche permesso? Sto capendo. Provo che l'incendio vedi se si illumina di più. Sì, In che senso? sa qualcosa dicendo, così. L'incendio che c'è stato qui, perché si vede dall'ingresso, è successo dopo la chiusura? No. Madonna, ci muovi di fino alle No. O boh. Hai parlato di incendio, è tutto rosso! Continua ad andare sul rosso! Non ho capito solo una cosa, se sei solo qui come presenza. No, non è solo. C'è qualcuno, c'è qualche presenza che ti infastidisce, che ti blocca? Da come reagisce, secondo me sì. C'è qualche entità che ti blocca, che non ti permette di fare qualcosa? Beh. Ragazzi, sta diventando pesante, fidatevi. Cioè, mentalmente è tosta. È anche inspiegabile. Ovvio. Lo so. Puoi ripetermi come ti chiami? Mi pu... Come hai detto di chiamarti? Mike. Ha ripetuto la stessa cosa di prima. Ok. Ma lavoravi qui? No. No, ha detto no. Quindi eri presente prima che qui era un albergo? Sì. Sì. Ma era di tua proprietà? Tu era tuo tutto questo contesto? Era tuo? Non ho capito, scusami. Sì. C'è gente che è entrata a darti fastidio, a provare a farti qualcosa di male? Mi sa. Gente entra frequentemente qui o siamo gli unici da un bel po'? Gli unici? Puoi Boh, non ho capito. ripetere se siamo gli unici? Si sì, entrare. Forse non entrano da un po'. Qualcuno qui non viene da un bel po'. Mi ripuoi? Perfetto. Niente, l'ha detto, l'ha fatto. Ti ringrazio. Qualcosa scricchiolato. Ha sbattuto qualcosa. Ti posso chiedere se riesci a fare un rumore al posto di accendermi lo strumento? Puoi fare un rumore? No. Ti sta dando fastidio questa domanda? Sì, Sì, metto sì. scusa, Scusa, va non bene, non preoccuparti. Ecco, volevo disturbarti, perdonami. si sta arrabbiando, ecco. Scusa, quindi non è solo. Dove sono gli altri? Le altre presenze che ci sono una in soffitta? Dove ci sono le culle? No.
Sì, no. Ma sono due voci diverse che rispondono. Sei un adulto o sei un bambino? Aspetta. Aspetta. Non si ricorda. Sei un bambino? Ok, vuoi che andiamo via? Ti lasciamo in pace? Sì, è così. Va bene. Allora, ti ringraziamo dell'accoglienza. Scusa se ti abbiamo disturbato. E noi ti lasciamo al tuo riposo. Al tuo proseguio. Grazie. Mi puoi muovere lo strumento solo per salutarmi? Ciao. Ciao. Ho detto ciao. Ok, sto muovendo. Grazie. Oh, ok, sì, si è mosso, sì. Ti lasciamo in pace. Ma che cavolo? Cioè, quel coso andava anche sul rosso ogni tanto. E qua era forte. Raga, allora, ribadisco. A mia sensazione non era solo. Forse la presenza più forte era questo Mike. O veniva chiamato Mike. Noi ringraziamo e lasciamo casa sua. Non disturbiamo più. Ci vediamo dopo in macchina per le conclusioni. Ok, raga, siamo usciti adesso. Ci abbiamo fatta. Sopravvissuti. Esatto, abbiamo girato prima l'esplorazione e poi quello esatto. Che beh, avete visto oggi. Allora, voi sapete, già ve l'ho spiegato, ci possono essere coincidenze, tutto quello che volete. Io ci credo, ovviamente rispetto, come ho sempre detto, tutto quanto, anche se mi dicono vai via, perché all'inizio ha detto no, poi sì. Ha detto sì, basta. Avevamo forse anche esagerato, forse impazzito per qualcosa. Te, mo, la domanda. Allora. Cioè, sincero, cioè non è che te devo obbligare a credere. Io non ci ho mai creduto. Ok. Sono molto scettico. Però, un brividino, okay. Ci sta comunque. Esatto, no, diciamo vivendolo, esatto. Che magari tu lo vedi da video. Cioè, tu adesso puoi testimoniare che io non ho fatto niente. No, non c'è proprio zero. Cioè, abbiamo lasciato il coso... È arrivato il vento, si accendeva. Sì, di colpo a 33 gradi, 31 gradi, raga, è arrivato un vento freddo, piacevole. Esatto, stava bene. No. Però adesso fa caldo, raga. Cioè, è loco, c'era. È quello che voglio anche far provare. Magari uno è scettico, come te, e ti faccio provare un'esperienza che, diciamo, magari come è capitato più sopra, è stata molto blanda. Sì. Però ti avevo detto che avevo delle vibes particolari nella stanza con la poltrona. Sì. Lì l'ho esatto. Proprio sentito qualcosa che c'era ed è cambiata totalmente. Se dovessi descrivere in tre parole questa esperienza: brividi, emozionante e bello. Ok, ok, ci sta. Raga, allora, se vi è piaciuto anche la presenza di Loco, ne faremo anche altre, verrà con noi se ovviamente lui vorrà. Allora, posso dire che voto a questa location e tutto, gli do 10. 9 e mezzo. 9 e mezzo. 9 e mezzo, ci sta. Anzi, facciamo un 8 perché so no, che ci no. Sono posti ancora migliori. Questa è la mia prima vera esplorazione. Esatto. 9 e mezzo. Per te, ok. Esatto, per me. Quello che voi magari cercate e voi non fate le ste cose, raga. Vi dico di non farle, lasciate perdere tutte le puttanate varie, evitate. È un consiglio. Poi se volete fare, fai. Quindi, per questo video è finita. Ci vediamo al prossimo. Forse me lo porto a fare indagine in una villa dove... Sì, va bene, mi piace, vero. Sapete dove andiamo... A farlo? Dove? Dove si è stoppato il video a me. Mentre stavo registrando l'indagine, si è stoppato il video da solo, mentre io stavo parlando con questa entità. Va bene, mi piace. Bella.